connect to introduce to you Aldo. Aldo is in Europe at least very well known. He won everything in Europe in the last 20 years, championship, Champions Cup, everything. So it's a really a pleasure to have him with us today, so we can also listen what is what are his ideas concerning the defense management. Okay. Okay. Thanks. Alan. Thank you. I don't speak English because I speak English very bad. Drink some wine. Je parle pas français parce que je parle français comme ci et comme ça. Prefer to speak in Italian. Anche perché qui entro. Se non parlo in italiano, nessuno riesce a capire chi è che non capisce proprio italiano. Non posso parlare, eh? No. Non posso spiegare i particolari. Allora, cercherò di dare le idee, le mie particolari idee. Ogni coach ha le sue idee. Non vi spiego le solite, le che già conoscete. Ok? Io voglio dare la mia idea come l'ho data già quando abbiamo parlato al corso di Marco Leves. Every coach has got a different idea. Devo tagliare il 50% di queste cose. 50% cut. Throw it away. Parliamo, mi hanno chiesto di parlare di difesa, perché è uno dei problemi principali, mi dice Gianluca, che c'è qui. Io adesso sono due anni che alleno le ragazze in Svizzera. E gli ho detto, ho solo dei dubbi sulla cosa più grave. Il difetto più grande che qui c'è per me è il passaggio. È un problema enorme, facciamo una fatica a passare la palla spaventosa, dal massimo livello al minimo livello. Ok, questo è il mio problema, quello che ho notato di più, okay? Il principale difetto. Anche in difesa ci sono delle difficoltà, però le cose sono abbastanza collegate. Vi do solo due righe di quella che è la mia filosofia, non serve, ma vi do un'idea. Noi siamo coach, io sono coach e insegnante e faccio questo lavoro da purtroppo quasi 40 anni oramai, 35. Ho fatto un'idea di quello che è il nostro lavoro. Non siamo noi, e questo chi mi ha sentito parlare lo ha già capito, non siamo noi ad insegnare. Il nostro mestiere è tirare fuori da queste ragazze, tirare fuori le cose migliori che loro hanno. È presunzione dire io ho fatto diventare brava questa ragazza. Non è quello. Io devo capire che tipo di qualità ha questa ragazza. E poi tirargliele fuori. Quello che fa lo scultore. Lo scultore ha un pezzo di marmo e comincia a spacchettare perché dentro questo pezzo di marmo vede, io faccio l'esempio delle volte di Pinocchio, dell'ego, no? Il vecchio che vede Pinocchio, vede quello che c'è di buono, non posso insegnargli quello che io penso sia buono per loro. Taglio molto e vado alla difesa. La difesa ha un problema adesso in questa società. Bisogna insegnargli il piacere di farlo, non tanto la difesa. La difesa è sacrificio, non è divertente. Ti diverti a difendere Alice? Così è, cos'ha? Ti piace, sono contento, però ti piace più tirare, penetrare, penso. Io non amavo difendere, amavo tirare, la mia generazione di giocatori da TAF, la difesa era così. La difesa è sacrificio, bisogna farsi male, alle ginocchia, prendere colpi, sudare, ok? E allora dobbiamo, in una società come questa, dove il sacrificio non è molto conosciuto, perché la vostra generazione, ringraziando il cielo, non l'ha sentita. Insegnare a difendere, a sacrificarsi, è la prima cosa che dobbiamo fare noi, ecco, lì possiamo insistere. Dicevo domenica alle mie ragazze, prima della partita, che non c'è mai una giornata negativa per la difesa.
Io non so se quella partita io farò 8 su 10 o farò 0 su 10. So che se però mi impegno posso vincere la partita. Difatti le ultime due partite che noi abbiamo giocato contro Friburgo abbiamo vinto 56 a 42 e due giorni dopo abbiamo perso 56 a 66. Non è cambiato il nostro 56 perché noi abbiamo grossi problemi d'attacco, dei limiti di tiro, di passaggio. È cambiata l'altra parte, una l'abbiamo vinta e una l'abbiamo persa, perché l'atteggiamento difensivo non è stato lo stesso. Dobbiamo vincere 56 a 54. Ok? Un consiglio di ordine psicologico. Gratificate i ragazzi, gratificateli, fateli un complimento, non solo perché fanno un canestro, fateli un complimento perché hanno fatto una bella rotazione, fateli un complimento perché hanno fatto una bella chiusura, fateli un complimento perché hanno preso un bello sfondamento. Non glielo fa mai nessuno, i genitori non diranno bravo, hai difeso bene, hai preso uno sfondamento, perché non tiri, perché non parli, perché non penetri, eh? Avvocato, i genitori, terribili i genitori, eh? Io faccio sempre le battute, qui parliamo tra coach, quindi i genitori non ci stanno. In ogni mio inizio di campionato, lo dicevo prima al caro amico, che ho sempre detto nella riunione del club, perché io faccio allenatore e spesso anche direttore tecnico, ci sono tutti i genitori presidenti, i genitori presidenti, e io faccio questa premessa ai genitori: io sognerei di allenare orfani, questo io è la mia premessa, orfani, se potessi, però non è sempre possibile, nel senso che i ragazzi sono ragazzi, voi fate un altro mestiere, fate quello dei genitori, venite alle partite, portate i palloni, ma non rompete le balle in senso generale a loro e a noi. Perché noi stiamo insegnando basket e i genitori facciano i genitori, questa è la mia versione. Si può fare, non lo so, vedete voi se è plausibile. Questo è un consiglio. Non sono riuscito a farlo molto qua, perché qui ritorniamo a un vecchio discorso, poi divento monotono, però il limite o il problema che abbiamo principalmente qua è che ho poco tempo per lavorare. Tre allenamenti da un'ora e mezza, tra difese, attacchi, tutto, non riesco a mettere giuste cose di cui parliamo, poco tempo. Però il mio sogno, quando faccio difesa, e ho allenato squadre dove invece facevo 8 ore al giorno di lavoro, non a settimana, al giorno. Gli ultimi 3 anni in Francia prevedevano dalle 6 alle 8 ore al giorno. Allora lì noi partivamo con della filosofia e la nostra filosofia è l'aggressività. L'aggressività in senso reale, fisico, dal primo minuto. Noi facciamo una difesa, quando è possibile, pressante. Questo di cui parliamo. Che si può fare a livello giovanile, è importante, perché se lo facciamo anche a livello giovanile si impara meglio il ball handling, si impara meglio a battere le persone, piuttosto uno che sta a tre metri. E c'è una bella differenza tra pressure, e qui parliamo di inglese, e press. Pressure è pressione continua, è portare l'avversario a sbagliare. Pressing è andare oltre questo e rischiare delle situazioni per rubare il pallone. Non parlo di quello, parlo di pressione. La pressione parte da quello. Posso aspettare che l'avversario faccia qualcosa o posso io indirizzarlo in un altro senso. Io sono per quel concetto là. Voglio prenderla io l'iniziativa prima che la prenda lui. Vado in coda, perché poi ve lo ripeterò. Quando noi mettiamo, vieni qua Alice, mettiamo una ragazza in attacco, parto dalla fine, quindi se ci torno mi dite, l'ho già detta questa, però è fondamentale. Per dirvi che io voglio essere protagonista in difesa, non subire la difesa. Devo essere protagonista. Lei ha il pallone, ce l'ha il pallone, mandami. Io sto difendendo,
e spessissimo vedo che uno si mette di qua, posizione di ala, fottiamoci, non esiste, mando sul fondo, non mando, sto marcando lei, non mi interessa il resto per lui. Mi metto come sto così, è una discreta posizione, metto anche il braccio, anzi lo metto così come volete, o sulla destra o sulla sinistra, non mi interessa, c'è un problema, un difetto di base, cosa manca qua? Sono passivo, sono perfetto, però sono una statua. Lei ha tutte le chance, ha tutto in mano, lei ha tutto in mano, parte, per partire, per fare, perché io non sono attivo. E allora quando insegno a difendere, devo dire ai ragazzi, la difesa è ogni volta che uno ha il pallone, è mettersi in moto come le macchine che partono in Formula 1. Sapete, quelle che stanno per partire, c'è un rumore enorme. Brom, 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 brom. E allora io non sto così, ma sto attivo, incomincio a muovermi, i piedi si muovono e addirittura oltre a essere attivo sei lì. Io delle volte cambio anche guardia, gli consiglio questo, in modo che lei magari ha avuto l'idea di andare lì e io gliela tolgo proprio all'improvviso. Sto dando la mia aggressività e da lì parte tutto il resto, ok? Non voglio subire l'attacco, voglio aggredirlo, non aspetto che fa lo standing, lo anticipo. Questa è la mia visione e l'ho fatto per tantissimi anni. Mettiti su. C'ho mille cose da dirvi, però non ce la faccio. Per cui vi dico che partendo su tutto il campo, e qui entriamo in un argomento importante, lato forte e lato debole, io dovrei parlare di difesa sull'uno contro uno con palla e di difesa su uno contro uno senza palla. Questo è l'altro problema grande. Ho visto difetti enormi qua sulla difesa con palla, ho visto tragedie nella difesa senza palla. O mi sbaglio, grossi problemi dall'altra parte, nel weak side, ho visto grandi problemi. E allora io quando inizio a difendere con la mia squadra, do un concetto, tutte e otto in campo, vai. Vision play e una gramata, vai. C'è una verde di loro. C'è un'altra che si può mettere blu? Magari gialla, vai. Mettili gialla lì in difesa. Marca lì. Tu vai da qua. Stai attaccando di là. Marta sta attaccando. Off. Mettili qua a lei. Una che marca lei. Vieni. Vai avanti, mettendo là, liscia. Una che marca lì. Voi due mettete di là. State attaccando là. Le blu stanno attaccando, le verdi stanno attaccando là, le verdi, tu sei blu, eh? Ok, siamo andati di là. Che succede sul campo? È la prima cosa che comincio a insegnare anche ai bambini. Io voglio aggredire, ma voglio essere subito chiaro fin dall'inizio che c'è un lato dove io sto facendo un certo tipo di lavoro ed è quello di pressione ed è quello sulla palla. E ce n'è uno che invece diventare un lato di aiuto. Se lei è centrale, questo io non ce l'ho mai, non so cosa succede. Questo succederà anche nella metà campo. Per cui il mio primo concetto di difesa che io darò, voglio spingere l'avversario inizialmente subito a palleggiare. Non lo aspetto, lo obbligo a palleggiare. Per cui dico a lei, vai addosso, rompi le palle, ricomincia a picchiare in modo che lei metta giù il pallone. Ok, ho risolto il primo problema. Lei si preoccupa di palleggiare e perde già di vista una grossa fetta di campo. Ok? Secondo gli dico, dopo che l'hai fatta palleggiare, decidi un lato. Non sto dicendo mandiamo sul fondo, è un'altra robaccia, quelle sono cose tattiche che vengono fatte nella metà campo.
ok? Mando sul fondo, mando in mezzo, è roba tanto. Poi la possiamo vedere, ma il loro livello non serve. Io sto dicendo a lei, prendiamo con decisione un lato. Se lei abbiamo portata qui, vai, da qua, spostati un po', vieni un po' più alta, da qua gli dico, non voglio che torni più di là la palla. E questa è la regola che io porto anche dall'altra parte. Perché come vedete, finalmente io ho un lato forte, che è questo, dove lei sarà preoccupata di non far ricevere il pallone, e qui entriamo nella difesa sul lato forte e sul lato debole, senza palla. Ok? E potrà cominciare a fare questa, stare così o stare così. Così. Vedete che io ho già messo una persona a sostegno suo. Stiamo già giocando i 4 contro 3, perché lei mi dà una mano. Ok? Perché dico questo su difesa con palla o senza? Perché la difesa con palla prevede solo una persona. La difesa senza palla ne prevede 4 persone. Per quello che ho detto che il difetto è là. 4 stanno senza palla. Ed è lo stesso problema che abbiamo in attacco. Che io ho qui, sono diventato pazzo quest'anno con le ragazze. Ci abbiamo una che dà 3.000 assist, ma non sapevano mai smarcarsi nel momento buono. O la prendevano sul muso o la palla andava via. Lui sapeva come. Perché? Perché non sapevano giocare senza palla. Ma se non sai giocare in difesa senza palla, non sai giocare neanche in attacco senza palla. Ok? Allora io ho deciso che ho un lato, lei è forte qui, qua può addirittura quasi stare laterale perché le stiamo portando via, non faccio tattica, faccio difesa. Se prova a rientrare, la chiudo perché non voglio andare di là. Perché sapete meglio di me, lo vedrete nella metà campo, che ogni volta che c'è un reverse c'è una tragedia a livello difensivo. Perché come il pallone vola bisogna muovere 5 persone. Al massimo se ne muove una o due, le prime due, ma le altre non gliene può fregare di meno di quel pallone che parliamo. Vero o no? È un problema. Io sto qua e comincio a dare i miei input. Dico, il primo passaggio non lo voglio, perché è il più pericoloso. Lei è in una posizione ottima. Lei ha lo stesso problema, però può venire un po' più in su. Ecco, a una distanza che non ti scappi, sempre sulla linea di passaggio. Lei sta sul passaggio che mi aiuta. Ho dato le mie idee. Là ci sarà una quinta che non abbiamo. La quinta è là. Quante ne ho portate in aiuto? 2. Stiamo giocando 5 contro 3. E io voglio sempre giocare 5 contro 3. Costantemente. Ok? Quindi, quando faremo gli esercizi di lavoro dall'inizio, io adesso non avrò il tempo, li mettiamo in fila, li facciamo partire, lavoreranno in questo lato per non far entrare in quel versante che è quello dall'altra parte, o comunque devono sudarsi. E se per caso lei ce la fa, cambia, va bene e va, adesso io non si accorgi, lei va a la fatta lei, vai, ok, cambia tutta la musica. Questa salta qui, questa salta lì, anticipo della Madonna, anticipo dall'altra parte. Abbiamo spostato, siamo stati obbligati, ok, adesso non vogliamo più ritornare di qua. Una volta glielo concediamo, non di più. Ok? Saltiamo di qua, venite. Siamo andati di là, così c'è la telecamera, lo vedete, eh? Stiamo entrando, tu sei qui, vieni, sei entrato, lei l'ho fatta entrare, e sei qua, bravo. Ce n'è una lì, ce n'è una in alto, non ho messo nulla là sotto, ok, anzi, fate vedere, bravo, ci manca la sono due che hanno voglia di mettersi qua. Dai, due. Tu sei
sei nero e sei di difesa, tu sei quello. Così ne capiamo un po' di più. Potremmo metterla sotto, perché quasi tutti poi alla fine fanno giocare una persona vicino anche a questo. Sotto o fuori, non mi crea un gran problema. Ok? Vedi bene, dai, sotto qui. Così è più chiaro questo. Buono, metti lì, in difesa. Bravo. Siamo nella nostra metà campo. Ho diviso, non voglio che la palla lì. Do un solo consiglio a lei. Non posso più difendere esageratamente qua, se non va a canestro. Incomincio a cambiare un po' di angolo, ma non perché sto facendo danno, è perché non voglio che il pallone vada di là. La spingo, più le riesco a tenere di qua e più il gioco, come vedete, 3, anticipo enorme, non voglio che... anticipo, aiuto mezzo, spostati ancora un po' più, anticipo ma sempre con aiuto che puoi dare a lui. Vedete che stiamo lavorando solo metà campo. Questo è il mio sogno, il mio, è quello che cerco sistematicamente. Ok? Salto altri 2 o 3 passaggi e non ve li metto, se no ci incasiniamo. Per dirvi quello che succedeva prima, per parlare di una grande difesa o di una piccola difesa. La palla è qua. La palla apre un pochino. Lei riesce a fare quello che io non vorrei, quel passaggio lì. Lo fa, secco, in alto. Oh, fermi. Qui è il problema grosso che spesso abbiamo. E sul quale dovete diventare matti. E levo tutte le rotazioni un metro. Ogni volta che c'è un passaggio che taglia il campo, la stessa distanza la devono coprire tutti e 5 quelli che stanno in difesa. E questo è il dramma più grande che abbiamo e non ce la facciamo. È qui che stiamo lavorando senza male. Perché qui si cambia il mondo, vedete? Che succede? Che questa deve correre una falsa e essere forte e non far ritornare il pallone. Questa addirittura deve andare da qua. Questa deve saltare in mezzo, questa deve saltare in mezzo, lei diventa persona adattata. Un po' più in fuori, Nelle vostre squadre quante fanno tutte e 5 le cose? Pochi. E qui la presa, qui gli allenati anche da fermo a questa roba. È un fondamentale come palleggiare. E non sto mettendo tattica, non me la metto neanche perché stiamo parlando di giovanili. Questa è una mia lezione per i grandi, per cui ho altra roba messa dentro. Alcuni concetti semplici, sempre per l'insegnamento. Stiamo parlando, come vedete qui, di uno che difende la palla, di una che è in anticipo, di una che è in aiuto, di una che è in aiuto, di una che è in aiuto. Cambia anche l'atteggiamento fisico. È qui che devo dire, proprio l'altezza del baricentro. Ci sono le guardie americane adesso, se le vedete? Nelle partite NBA il mondo del basket è cambiato perché c'hanno i pantaloni lunghi fino a qua. Noi giocavamo con i pantaloni fino a qua, se ricordate, avevamo il sedere di fuori. Eravamo ridicoli visti adesso. Se vedete. Se vedete cosa? Johnson, il vecchio Magic, c'ha questi pantaloncini che uscivano fuori pure le cose interne delle persone, no? E adesso ce le hanno fino a qua. E sono costretti a tirare sempre su sta roba, perché? Perché i piccoli americani che marcano una guardia, di volere, non stanno in un classico momento di correzione, stanno così addirittura, si siedono per terra, sono diventati talmente forti di gambe rispetto alle generazioni di prima che si abbassano. Quindi tu abbassi e tu e poi. No, lei si sta vicina, si solleva leggermente, non può stare così bassa, però quello che deve avere sempre è questo braccio che rompe le balle e l'altro pronto a rifarlo nella stessa maniera e la sua testa che tutti e due.
metti in un modo che li puoi vedere entrare, ok? E poi vieni, pure, e stai lì attivo. Lei non è più così bassa, stai in una posizione più logica, sei leggermente piegata, ma sei sempre in un angolo in cui riesci a vedere tutti e tre, ok? E se per caso lei vuoi fare un diretto, con questa mano destra ci devi saltare, se riesci. Vedete se puoi salire ancora un pochino. Magari da giù arrivi fino a metà, non sei ancora più. Tu devi anticipare, vai. Noi stiamo lavorando qui perché vogliamo fare quello, ok? Lei è lì e siamo nella stessa maniera. Abbiamo definito per bene il campo. Attenti, il sogno qual è adesso? Qui entriamo un pochino in tattica, ma relativa. In quella posizione io normalmente non insisto troppo per fare arrivare, per non fare arrivare il pallone là. Se ci arriva mi sta anche bene, ok? Passa il pallone là, boh, aggredisce la morte, e questo è il sogno, e questo è il sugo, ok? E questo è il sugo, dove lei sarà fortissima, qui poi deciderete voi, non entro nel, tu me la puoi anticipare alla morte, tu stai in netto aiuto, tu anche, quindi no, tu vedi, vedete che siamo tutti così. Magari c'è un cerchio, fatele da sotto, perché sennò diventa troppo fatto. Questa lì, questa lì sta davanti, uno, ok? Dove passo? Ti mazzo, sei un po' da tutti. E tu ti abbassi il volo. Stiamo giocando sempre 5 contro 3. Addirittura qui siamo una, due, tre, l'anticipo, due che stanno in aiuto, di nuovo. E io non vorrei che la palla, lei farà di tutto per non farla tornare. Da qui entriamo nella tattica. Questo decidetelo voi. C'è chi la rimanda sul fondo, c'è chi. Questo non voglio essere così rigido. Però mi diceva giustamente Gianluca che l'allenatore della nazionale, chi per lui, ed ha ragione, che credo sia l'allenatore di Elias, dice. Nelle donne, nelle ragazze, è meglio mandare sul fondo. Sono pienamente d'accordo su questo. Anche se adesso tutti quanti mandano sul fondo normalmente, con quel fatto del tiro da tre che ci abbiamo, ok? Perché parliamo di questo? E questo può essere buono pure qua. A base di pulito. Decidete voi. Qui posso mancare dietro, c'è un dato di fatto per cui si tende a mandare là. Perché se lei per caso è formale, è un po' troppo forte lì, vi do il perché, e questa va dentro. Sì, voglio aiuti, ma vedete che sono aiuti perdenti. Una di loro va a tirare, sicuramente. Qui, e ribadisco, entro nella tattica, però è una tattica teorica, è una realtà di fatto. Anni addietro si faceva questo, ma da quando hanno messo questo benedetto tiro da tre, il basket è cambiato. Noi che abbiamo vissuto l'altro basket, capelli bianchi, spesso dicono che siamo vecchi, coglioniti, Peterson, perfetto. Che sia più bello questo, poi stabiliamolo, fatelo voi, ho qualche dubbio, perché c'è sempre uno, vattene laggiù in angolo fermo. In tutte le partite di basket che vediamo, vediamo due paletti, uno messo là e uno messo là, che sono i migliori tiratori, stanno lì fermi, due palle, aspettano che arriva questa palla, dopo gli scarichi, per carità, giustissimo. Però questa è la palla che messo, nessuno, queste zone, esco dalla difesa, però queste zone non esistono più, io non vedo più gente che arriva qua e tira dalle posizioni più buone, c'è questa maledetta riga, noi non ce l'avevamo. Io potevo tirare da là, da qua, da là, io andavo a fare il tiro migliore. Adesso 8 giocatori su 10 fanno così e tirano e sbagliano sempre, perché io so che se vado indietro sbaglio, ma hanno sempre segnato ad andare in avanti. Però è la palla che adesso, dico che è buona, va bene, vale 3. E poi ve lo siete posto l'idea perché stanno sempre lì a tirare dall'angolo? È abbastanza semplice, vedete che si addrizza. In NBA in particolare è quasi un metro di vicino, che viene su così, più fino a qui e poi giri. Stanno tutti là per tirare a fare tre invece che due. Ok? Però è tiro avversario, non è più basso. Allora andiamo là, diciamo perché arrivato qua, ho
fatto tutto questo lavoro, li ho portati lì e la faccio venire in mezzo, beh, non collima molto con quello che vi ho detto prima. Arrivato lì e dico, andiamolo sul fondo, che è meglio, ok? Metti, vabbè, lei può stare lì, perché il primo lì ho già tutto occupato, quindi ancora meglio. Se non c'è, idem con patate, mettiti te lì, alto, mettiti là. Quindi è ancora più difficile la cosa, punto, qua, per l'aiuto. Perché prendendo il fondo, io ho tutte le rotazioni già prestabilite, più facili rispetto a prima. Perché lei prenderà il fondo, se per quello è battuta, spero di non farlo. Vai, vai, con lei, devo arrivare, questa può scalare, questa può scalare, tu puoi spiegarmi, andare, tu sei già venuto qui e noi entriamo, non vi sto parlando di rotazioni totali. Siamo già pronti a fare queste rotazioni, cosa molto difficile se prendono il cibo. E il secondo, perché nel campionato femminile io per questioni tattiche mando sul fondo? Primo, perché nessuno entrerà e mi schiaccerà sulla testa. Negli uomini, se l'aiuto è un po' in ritardo, raccogli solo il pallone perché te l'hanno già messa sulla testa. Secondo, gli uomini sono molto abili a fare dei tiri rovesciati sul tabellone, noi un pochinino di meno, e quindi da quel punto diventa un po' tattica. Terzo, io posso fare delle buone rotazioni, il primo passaggio che farà sarà quello, se ha tutto il tempo corri di arrivare, tu hai tutto il tempo di occhiera alla seconda gara, ruota là, boh, e iniziano le nostre rotazioni, non ve le sto a far vedere perché non è questo il senso, ok? Abbiamo le nostre rotazioni e allora quella è la scelta dell'entrare nella linea di fondo. Sto saltando con un mazzo, se no arriviamo alla fine. Ok, vi levo tutta la parte della difesa del pivot. Se avete un giocatore interno, non so, nei campionati giovanili qua mi sembra che dice addirittura che non sono utilizzabili, che qui c'è, ne parlavamo prima, c'è la grossa di FG Bar da 30 anni, 35 anche in Italia, io ho visto sempre, per 5 anni si può fare la difesa a zona a livello giovanile, per 5 anni, la palla che adesso è stata rovinata dalla difesa a zona, non si fa più la difesa a zona, si fa solo la difesa a uomo. Perfetto, per 5 anni fa solo difesa uomo e poi si accorgono che non sanno passare, non sanno giocare insieme, non sanno tirare. Perché? Perché non attaccano mai la zona, stanno sempre lì a palleggiarsi sui piedi uno contro uno, vanno solo dentro con la mano destra e ti rendi conto che invece la zona serve. Nella vita è l'equilibrio la cosa più importante. Io sono sposato da 50 anni, 45, perché sopporto quella rompiballa di mia moglie e lei sopporta me. Abbiamo trovato un certo equilibrio, io ho capito i suoi difetti, lei, i miei che sono molti di più, e siamo riusciti a convivere. E la pallacanestro è la stessa cosa, è la stessa cosa. La zona, se è fatta bene, è utile ed è anche didatticamente valida, perché insegna a giocare insieme, insegna a giocare insieme. La uomo, lo vedete il risultato dei 24 secondi qual è? Io sono tornato a quello, non voglio fare il vecchio, voglio dire se è positivo o non è positivo. Sta di fatto che l'NBA, che non ha mai sognato la zona, adesso l'ha perduta. Si sono resi anche loro molto di NBA, che gli serve anche un po' di zona, perché sennò c'è sempre un pirlacchione da una parte, quattro che lo guardano e questo che gioca contro il mondo. Io perché ho fatto l'esempio dell'NBA? Perché è la cosa più vicina ai settori giovanili, perché tutti i settori giovanili hanno un bimbo o una bimba più brava degli altri che palleggia sempre e gioca uno contro tutti. Se sta in una zona, quella uno contro tutti non gioca e impara a giocare sbagliato, ok? Quindi quello è un vantaggio della zona, non è uno svantaggio. Poi se uno fa un anno intero, due, tre, schiacciato, aspettando che gli altri sbagliano perché non sanno tirare, quello non è un allenatore, è un pirla, e allora questo è un altro discorso. Perché non insegna neanche alle sue a difendere, perché un buon allenatore deve sapere insegnare all'uomo.
Noi l'altro giorno abbiamo fatto la 1-3-1 trap, che è il top del livello delle zone internazionali. Io ho vinto delle coppe campioni, ci vuole tempo. Ma se le mie ragazze non sanno difendere l'uomo, io non potrò mai proporgli una 1-3-1 trap, che è una difesa che lavora su 28 metri. E se sanno sempre difendere come Paletti, quindi è importante insegnargli da uomo. Vedete qua, facciamo qualcosa piano piano, eh? Chiudo qua il discorso globale, se no non finiamo, perché fra un po' c'hanno la partita. Entriamo in qualcosa di specifico. Come costruiamo questa difesa? Come lavoriamo sugli esercizi? Quindi, fermo restando quello che avete visto lì, vieni, che rimane sempre la base, dove? Lei parte da là, io gli dico che questa è una riga, gli consiglio che stai attaccando di là, tutto campo. Gli consegno la palla e le faccio lavorare per dire non voglio che la vadano là, gli metto un limite e lei comincia a far lavorare là, uno contro uno. Poi ne metto una di fianco là, così, una, due, e fanno la stessa cosa due contro due e incominciano a fare le collaborazioni a due o a tre, col fatto che se la palla va di là lei avrà lo stesso obbligo di mandare di là e l'altra diventa il lato debole e quindi aiuto. E sto costruendo quella fase fino ad arrivare alla fase d'attacco, dove mettete qui le due, non in tuta possono sedersi, grazie, si mettono quattro con la palla lì e quattro senza qua a destra, sempre le coppie per fuori che avete prendete le cose anche prima, è un quarto metro, vieni, c'è la prima piccola, c'è la prima là, c'è la prima là, c'è la prima. C'è una seconda linea, brava. Un'altra con la palla qui e la sua compagna che difende di là, fate due linee. Tu sei qui? Ok, tu sei seconda, chi è che marca Alice? Sei là. L'hai fatto Marta 27 volte se decisi. Lo dovresti sapere a mia moglie. Ok? Semplicissimo. Dalla palla, punto. Corri di dietro veloce, consegna il pallone e difende. Vieni, ecco, così, e difendi. Qui cominciamo a difendere sull'uomo con palla. E cerchiamo di dire quello che abbiamo visto. Qui non è un problema di... La mia idea è sempre quella che meno va in mezzo e meglio è. Purtroppo ce l'ho e non me la tengo. Non lo so Gianluca se da voi volete che vada in mezzo, però questo è un problema. E ecco, me l'ho dimenticato prima sul discorso della moglie, poi l'ho fatto, poi non ho detto il perché. Perché nel basket quello che è bianco è giusto e quello che è nero è giusto lo stesso. È l'unico sport al mondo. Ne ho trovati pochi altri. In che senso? Che se io dico mandate sul fondo e faccio delle ottime rotazioni e la mia difesa è fantastica, io ho ragione. Ma se io ce n'è un altro ed è di niente, che volevano solo mandare in mezzo, e le rotazioni partivano al contrario e difendevano bene e vincevano, andava bene, è perfetto. Questo è il massimo. Il Pilla che dice no, sono sul fondo, è un presuntuoso. È un presuntuoso. Può essere sia l'una che l'altra valida, dipende da come la fai fare i tuoi giocatori. Se loro ci credono, vi dico, allora è buono andare sul fondo. Ma se non ci credono, fanno sempre caresse sul fondo. Ti capiterà questo, no? Voglio fare la 1-3-1 trap, se ci credono la fanno bene, ma se non ci credono è una schifezza di difesa. Di lì ci devono credere e noi dobbiamo farci credere. Prende la palla, sei pronto a difendere, i piedi sono attivi e parto e poi vi darò qualche consiglio, ok? Parti da là, hai la palla e corri dietro, vai, passa. Attivo, poi corri dietro, prendi la palla, vai, vai, ancora, va bene. Meglio di così non ti sta bene, vai, di nuovo, vediamo se poi c'è qualche cosa. Chi è? Vai, prendete qui. Va, vediamo, vediamo, vediamo. Ancora, di nuovo, dai. Ancora una e poi ne fermo per ottimo. Vai.
spesa del primo caso in cui c'è stata una rotazione centrale. In queste quattro azioni che noi abbiamo visto c'è stato un problema che non era di origine difensiva, era di origine offensiva. Nessuna di queste ragazze che hanno fatto questo, ed è il difetto di nuovo, e qui però passiamo l'uno contro uno d'attacco, non la palla, me la riconsegno, è il vostro difetto principale, il vostro generalizzato, ma in particolare anche oggi ne abbiamo visti 2000, no? Tra l'altro stiamo cascando nella mia rete perfettamente, perché io voglio quello che vanno là, quindi meglio di così non può essere per me. Allora, prima di fare quello, molta attenzione, prenderai il pallone, vai, di là, me lo ridai, vieni dritto qua per vedere che succede. Che succede? Mi vuole mandare là, sei, qua, entriamo in una fase diversa. Perché questo? Perché questo esercizio io normalmente lo uso per l'attacco, non per la difesa. In realtà, come tutti gli esercizi del basket, sono bivalenti. C'è bivalente in inglese? Bivalente. In francese. No, ridiamo sempre a lei, perché io gli faccio gli schemi e gli dico: questo schema è bilaterale. Non esiste in inglese il termine bilaterale, ci ho provato pure sul vocabolario, come si dice bilaterale? Non c'è. Two side, non so come si può dire. Bilateral, però non so se è un termine, io gliel'ho detto ma non mi risulta. Nel senso che... Two side, esatto. È bilaterale, cioè io posso iniziare l'attacco sia a destra che a sinistra, alcuni sono monolaterali. No? Sono monolaterali. Tu arrivi, ti abbassi e sai che lei ti vuole mandare... Che vuoi fare? Brava, e tu devi reagire, ok? Piccolo consiglio, vai, vado, prendo la palla, vai, good, bravissimo, buono, vai, ripeti un attimo, perché devo darti un consiglio, qui sono due arbitri così entrano pure loro in campo, ed è un consiglio che do sempre alle mie giocatrici, vai, palla lì, consigli, non stiamo lavorando, ho già detto, la mia idea principale, scusa, è attiva. Vuole venire qua, prendo sfondamento. Il secondo che gli dovete insegnare è levare le mani quando fa, perché loro, come mettete le mani, fischiano. Giustamente. Il basket è fatto per le gambe, non per le mani. Le mani possono rubare il pallone, ma in tutta quella fase là, io le mie do libertà di azione di mani da quando rimettono alla metà. Qui è finita la musica. Io sto qua, devo marcare il tiro, se parte di qua, vai, boom, questo. Quello che non fischiano mai loro, e che giustamente lasciano pure, sono i falli di gambe. Per gambe intendo, non che lo uccido, ma se per caso io ho fatto una buona chiusura, lei viene a sbattermi, beh, questo è un problema di tutti e due, non che io, se sono arrivato prima. Comunque non devo mettergli le mani addosso, le levo, tengo laterale e pareggio. Una volta che sono qua, la chiudo, lei ricambia e io ricomincio a lavorare per mandare verso il fuoco. Vai, via, punti. Vai, 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 forte, lì posiamo il braccio, ancora uno, vediamo, poi do una soluzione. Vai, chiudila, bravo, ancora, chiudi di qua, buono, ecco, volevo arrivare qua. Che vuol dire difendere bene? Perché spesso non si riesce a capire questo. La grande squadra, quella che difende bene, è che quella che mette sotto pressione gli avversari e che riporta a fare un tiro fuori posizione, fuori equilibrio, fuori balance. Non che non lo fa tirare, perché è impossibile, tireranno sempre. Ma se io ti porto a fare il 30% del tiro, allora ho fatto una buona difesa. E io dico sempre alle ragazze che ho allenato, ogni palleggio che fa il giocatore è una vita in più che noi ci siamo creati, come i giochini quelli quando loro fanno i giochini, ci sono le vittime, no? Però si parla così con loro. Avete ucciso un po' di ometti, un palleggio, un aiuto, due palleggi, due aiuti, tre palleggi, tre aiuti. Ogni palleggio la mia squadra sta vincendo. Qui entriamo sempre in un altro ambito, che è quello del basket maschile, e difese adesso vincono perché
i giocatori, i play, se ne vedete le partite, ci stanno 7 ore e quindi le difese riescono a organizzarsi un po' meglio da quel punto di vista là. Ok? Ultimo esercizio, semplice, perché poi a che ora è? A 2:30 c'è la finale, Non ho tagliato un po', tanto. È un esercizio che vale per l'uno contro uno, semplicissimo, stupido. Vi mettete a 3, pronte, una con la palla qui, lo sapete, partita nella canna. Qua, 1, 2 sei te, corri dall'altra parte di là, fate del segno, uno con la palla, uno di là. Parti un po' in angolo, fallo bene lei, quello dove andiamo a giocare uno contro uno. Ok, dai la palla a lei, corri, corri di dietro. Una semplice incrocio di 3 giocatrici, che voglio arrivare ogni minuto. Vado 1, vado 2, vado 3, e vado un po' più centrale. E arrivo. Questo esercizio lo facciamo per fare lo stesso lavoro di prima. Però stiamo lavorando sull'uno contro uno con palla, ma entriamo già, è sottile la cosa, piccola, ma stiamo già lavorando su chi era senza palla, perché sono già in ritardo, sto facendo un aiuto e lo recupero e c'ho una seconda persona di là e da qui poi sviluppiamo tutto il mondo che vogliamo noi, ok? Parti e gioca uno contro uno. Tanto è un po' più centrale, vada più prima, vai. 1, 2, 3, vado a marcare, buon gioco, però sono contro uno. Va bene, dai, vedete, 600 palleggi, chi ha vinto? Ha vinto la difesa, senza ombra di dubbio. Partire, via, di nuovo, stessa cosa. 1, 2, 3, vieni a marcare, go, go. Non c'è la pressione, non c'è l'aggressività, l'attacco ha fatto quello che ha voluto. Ricordatevi il primo concetto, dai, vai, fatela mangiare. Prendo gli esempi del basket attuale. Alicia ha capito come va il basket adesso. Avete visto, no? Gli scontri dai centri in televisione, anche in NBA, non sono cose tecniche lunganci, sono delle gran spallatone legnate e culate avanti e indietro. Questo è il basket attuale. Non ci possiamo prendere in giro, è così, E lei l'ha sfruttato benissimo, questo è un dato di fare. Andate e fermatevi all'uno contro uno, stessa roba, vai. 1, 2, 3, oh, fermati là, ok, corri addosso. Vedete, io sono in ritardo, arrivo, i consigli che gli ho dato è, gli arrivo addosso, e poi la obbligo a palleggiare, e ho lì. Questo esercizio può subito passare al gioco senza palla, perché lei diventa un appoggio, tu gli stai addosso forte e lei decide di scaraventare il pallone di là e giocare contro di lei, sempre esercizio semplicissimo. Ed è basilare per insegnare a lei che da una posizione di pressione enorme, come vede il pallone schizzare, c'è uno skip enorme perché io devo recuperare una distanza grandissima. Questo è uno dei problemi maggiori, fatele lavorare su questo. Non lo fanno mai, al massimo fanno un metro. Se rimane attaccata, che cosa farà lei? E fa canestro diretto. Quindi già il primo risultato è prendere un canestro diretto. Boom. Il secondo, se lì, il risultato negativo è che se lei sta lì e questa va dentro, lei non serve a niente. Quindi devono capire a cos'è il gioco senza palla. Quindi appena il pallone va là, il scalare in mezzo, sempre lo guardano tu, se lo fate meglio, e tu prova a partire, da sotto qua a rimarcare, ok? Questo è il lavoro che facciamo. Vai, prova nel mondo. Stessa roba, non gioca uno contro uno, non lo giocare, aspetta che lei arriva, e gli spari uno contro uno. Oh, via! Ehi, va bene, che hai fatto? Dai, che rinca. Alla aggredita, anche la mangiare. Corri, fatti a mangiare lei, mangia, ne batte, stai, brava, davanti. Vedete, per ora è impreparata questo lavoro, alle
finiamola questo tipo di lavoro. Ci saranno altre 65 flash, ma c'è pure la finale, quindi oltre questo non posso andare. Spero che qualcosina sia stata utile e buona finale.